Dario, una vittoria ineccepibile contro una squadra che diciamo in questo mini campionato si era rivelata una grande sorpresa, però oggi veramente la Massese non l'ha fatta praticamente quasi mai uscire dalla sua metà campo. Direi che il 2-0 ottenuto al 94esimo va anche un po' stretto. Ma questa era una squadra che nelle ultime due gare aveva, se non sbaglio, vinto 3-0, 3-1. È una squadra organizzata, ma purtroppo quando si trova la Massese con questa gamba, con questa voglia e con un super, perché queste partite qui si sbloccano solo con i giocatori super. Una squadra che è venuta a massa, che voleva giocarsela e che purtroppo la Massese non l'ha fatta, purtroppo, bene o male, la Massese non l'ha fatta giocare. Non mi ricordo oggi, proprio non mi ricordo quante volte hanno tirato in porta. Io credo zero. E noi invece abbiamo fatto, l'abbiamo sbloccata, l'abbiamo ragionata, siamo ripartiti bene. Partita griffata dal giocatore, diciamo, probabilmente più tecnico, anche se non bisogna togliere niente agli altri perché hanno fatto tutti una partita superlativa. Però Iuri, quando fa quelle cose come il primo gol, è una poesia. Io credo che quest'anno probabilmente Papi nella sua città ha trovato l'ambiente ideale per esprimere al massimo tutte le sue peculiarità. Ha trovato la società, ha trovato l'allenatore giusto, ha trovato i compagni giusti e lui si mette a disposizione. Poi dopo su quello che sta a fare Papi, sulla tecnica sopraffina che ha Papi, quel pazzo lì nessuno lo può dire. Avete visto cosa ha inventato oggi? E queste partite qui le sblocchi solo con Eurogol, perché diventano difficili, bloccati lì, cosa che invece noi, almeno io, mi attendevo una squadra, anche sentendo le testate che venivano a giocarsela a massa. O siamo stati bravi troppo noi, o avevano paura di noi. Io invece credo che sia stata la Massese che è stata, come è stata già a Cascina, ha proposto il suo gioco. E poi l'ha sbloccato il pazzo della squadra, il trascinatore insieme, ma però io voglio ribadire che ci sono due o tre giocatori che non posso, non posso rimarcare, che Malacchi, che il Massese Doc Lucaccini, e poi abbiamo ritrovato un Michelotti che ci è mancato, perché è inutile nasconderlo, no? Un giocatore di qualità che abbina qualità a tanta abnegazione e a quello che gli comanda il mister. C'è una nota stonata, anzi sono un paio le note stonate, una è l'infortunio a Couco. Ma ora intanto ci godiamo questa bellissima vittoria, poi domani come al solito provvederemo a far vedere Gian, perché anche oggi è stato un ariete, quindi è un giocatore credo insostituibile per lo scacchiere di quella testa monda di Gassani. Ma però volevo puntualizzare una cosa che è successa oggi. Tu devi sapere, che ci segui dalla mattina alla sera, cosa noi stiamo facendo per riportare la Massese dove merita. Poi dopo, se non la riusciremo a mantenere in quelle categorie che merita, ci faremo da parte se ci sarà qualcuno. Però in un momento delicato della partita, dove avevano più possesso loro, fanno un'azione, credo che sia l'unica, su un cross laterale. Questo centravanti colpisce la palla che va 4 metri sopra, è un deficiente di massa,
un deficiente di massa che sicuramente non merita questa squadra e questa società, ma merita chi ha fatto i danni, e non dico gli ultras e non dico il ragionier Cencetti, quelli che sono venuti, forse era abituato con quella gente lì, ecco, se ne stiano a casa quella gente lì, noi abbiamo bisogno di gente, hai visto alla fine gli ultras contenti, chi piangeva, chi rideva, abbracciati, noi siamo questi, in società, nello spirito della squadra, nello staff tecnico di Cassani, questi siamo noi, se la gente ci vuole bene noi cerchiamo in tutte le maniere di fare, però vedere un deficiente mentale che si permette di dire delle cavolate quando la squadra del tuo cuore, perché se tu sei venuto a massa oggi allo stadio a vedere la partita, è in quel momento lì che bisogna essere tifosi, no? Che non si soffriva, però non dico cosa ha detto, ma quello che mi ha fatto più dispiacere è il fatto che ha cominciato a riparlare quando si sono avvicinati i signori che sono stati di una correttezza e si sono accorti di quello che faceva questo qui nei confronti della squadra, del suo cuore. Io non credo che sia del suo cuore, però non mi voglio rovinare la giornata, perché è una giornata, non dico trionfale, noi sappiamo, lo sappiamo la squadra che abbiamo, e invito i tifosi a starci più vicini, a venire allo stadio, a voler bene a questi ragazzi. Lo sappiamo che loro magari non sono innamorati di questa società, perché magari c'è qualche personaggio, in primis io e in seconda battuta Matteo Cassani, ma fatelo per la Massese, per i colori. Perché se arriviamo un altro ci arriviamo tutti, non ci arrivano i giocatori, non ci arriva la società, ci arriva una città di 74-75 mila persone che ha voglia di vedere del calcio bello, del calcio di società blasonate. Ve lo immaginate se noi riuscissimo ad andare in quarta serie, ci ritroviamo a giocare con la blasonata lucchese, Arezzo e compagnia cantante. Quindi se dobbiamo stringerci ora tutti intorno, facciamolo, aiutiamoci tutti insieme. I primi attori lo sanno quello che fare, l'hanno dimostrato anche oggi, perché poi dopo cosa gli vuoi chiedere a questa squadra qui? Sono già, hanno festeggiato e pensano già al Ponsacco, perché vorrebbero arrivare primi. Cosa gli devi dire? Non gli devi dare che un premio, e la società gli dà il premio.